appassionati e benvenuti sul canale Famiglia Hamilton Orologi e non solo. Oggi siamo in macchina e vi portiamo con noi in ben due mercatini, perché oggi c'è maltempo e quindi non sapremo cosa troveremo, per cui andremo prima a Rozzano e poi a Cusago. Però prima di andare, se il video vi piace mettete un bel like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E adesso andiamo! Eccoci arrivati al mercatino di Rozzano, adesso andiamo a vedere cosa troviamo sui banchi. E siamo qui da Valentino, che dopo i contatti li trovate anche in descrizione. E oggi troviamo carri armati. No, che bello, quello della Duracell, della pubblicità. E troviamo un po' di giochi vintage. Gundam, ma non è Daitan? Daitan 3, dai, D3. Gundam era la marca, che ne so io. Che figata. Marchesini. Va che bella. Una. Due. Appassionati di macchinine. Cioè, va che roba che c'è qua. L'aereo spinta, via. Anche l'aereo. Poi abbiamo Superman, Batman e i, non lo so, i gommosi, questi qua. Bel cagnolino. La macchina del caffè. E un bel binocolo. Un orologio. L'orologio fuso. I tun che piacciono a te. Poi passiamo di qua. I dadi da poker. Un po' di orologi. Hai tirato fuori un po' di. Tutti il quarzo. Coltellini. Pipe. Ah, Bulova. Provali, sì. La campana della chiesa. Tutto molle, eh? Tutto molle. Bracciali, vediamo un po'. Cinturini. Un po' di oggetti. Ah, altri orologi ci sono. Allora, ci sono questi due qua. Poi troviamo un Citizen, Swatch, Bray. Qualche orologino c'è. Lori. Sky. E qui sotto un Logus. Troviamo anche una bella scacchiera. C'è ancora la bottiglia della vodka. E poi un fantastico bicchiere della birra. Fortissimo. E siamo qui da Victor. Ah, perfetto. Allora, questi sono i contatti che dopo troverete anche in descrizione. Troviamo un po' di orologi. Racheta. Slava della perestroica. E poi guardate qua, un fantastico orologio da palombaro russo, la richiesta è 150 euro, quindi se vi interessa contattatelo. E dopo troviamo anche tantissime macchine fotografiche, ma un'infinità. E vi spieghiamo anche questo oggetto curioso che sembra una pistola. Qua ci va la telecamera e quando andate a schiacciare il grilletto fa la foto, quindi una macchina fotografica. No, non è una prolunga della macchina fotografica. Bellissimo. Ma che roba, mai vista, la prima volta che vedo sta cosa. No, oh, infatti non l'ho mai vista neanche io, non essendo nel campo. Ma che prezzo però può avere un oggetto del genere?
prendono un obiettivo sul 100 euro. 100 euro? 90-70 euro, che è un obiettivo Tahir 300 mm. Sì, sì, no. Io onestamente sono molto ignorante nelle macchine fotografiche. Ma forte. Canon. Vediamo che di qua. 20. Funziona perfetto. Ma dopo 50 rivendi questo. E comunque lo trovate sempre qua a Ruzzano. E siamo qua da Tiziano e Rosanna, ciao. Che dopo i contatti li trovate in descrizione. Ciao Mirko. E oggi troviamo un po' di oggetti. Corallo. Questo qua cos'è? Un mangiadischi? È un mangiadischi, come anche quello lì. E forse, come anche l'ho visto là. Ecco, qua ce ne sono altri due. Eurofon. Che sono tutti e due dell'Eurofon. Sì. Cambia il colore, arancione e verde, ma. Quello lì è un orologio che hanno già visto. Quello lì della Lesa, un altro mangiadischi. Un altro mangiadischi, questo qua della Lesa. Questo è la Spremia Gumi, sì. Gumi dell'Atlanti. Noi questa qua l'abbiamo vista un sacco di volte, è troppo carina questa qua. Spremia Gumi? Sì. È vero. Ce ne sono sempre meno, Sì. Poi troviamo quelli, come si chiamano? Sifoni. Quelli lì sono quelli per il Seltz. Per il Seltz, sì. Poi troviamo anche questo orologio, sveglia, anzi. Questa sveglietta carina, Che c'ha la sua scatola con la garanzia, le istruzioni. Ci sono anche l'anno? Vediamo se riusciamo a capire. Senza che roviniamo troppo le carte. A vedere, questa è la no, quindi sono le istruzioni. Queste sono le istruzioni, quindi rettifichiamo: sono le istruzioni. Due belle penne. Adesso andiamo a vedere qualche orologino. No, eccolo qua. Ottobre 1925. 1925, e in più dentro c'è scritto che era sistema americano. Lo leggiamo qua. Troviamo due belle svegliette Europa, sempre il grillo, un bel mappamondo. 1925. Vediamo gli orologini Fossil, Ducati Corse. Siamo arrivati a 95 euro. Abbiamo il posto del nostro amico che ci sta chiamando. Adidas. Alla fine rimangono 50, beh, fra un po' vado via. Calendari dei barbieri di una volta. Valentina, c'è scritto, sì. La macchina da scrivere Valentin. Ma che prezzo può avere? No, allora, noi chiediamo 220, però c'è chi anche chiede 300. Sì, sì, no. Magari per chi è collezionista di queste macchine è un prezzo interessante. Sì, no, perché lui più che sarebbe. Bella rossa poi, Bella. Ma poi te la posso, c'è anche il suo coperchio. Cos'è Pamela, anche questa vuoi da mettere? Rosso, arancione con le nostre Brion Vega. Non saprei proprio, cioè, no, mi fermo. No, ma nemmeno io. Ma no, anch'io, basta, anche perché sennò riesce neanche a. Mi viene mal di testa, solo adesso che ho ancora le valigie. E comunque la sveglietta sono 30 euro. E il vetro non è che manca, no, le facevano sì. È fatta così, così, è nata sì. Così. Nasce così. È molto particolare. Bene, grazie. Ciao Tiziano, ciao Rosanna. Ciao ciao. Poi ci vediamo. Certamente. Orologi non so. Certo. Scrivo quasi sempre io. Va bene. Ciao, grazie. Va bene. E siamo qui da Mustafa, i contatti li trovate in descrizione. Un bel Bulov, Braille, ritroviamo Longines. Questo qua gli manca la corona. Vabbè. Seco Quartz. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ah, bel russino qui sotto. Swatch Bulova, altro Bulova, Fossil, Braille, Longines. Altro Longines qua. 31-33, Mortima.
Tissot Touch. Poi qui sotto, ah no, preview. Qui sotto sembra un Citizen. Sembra. Però è un Casio. Ho sbagliato io a leggere. Ha un bel sequel CD. E poi di qua troviamo Racchetta 24 ore. Altro russo. Citizen. Casio. Braille russo. Guess. Seiko. Col quadrante un po' virato. Bel Braille inscatolato. È bello. No, bevi pure il caffè. Guardate che bello. Copro un po' perché il bianco è una roba allucinante come riflette la luce. Anche perché poi. E quant'è la richiesta? 400. Ottimo. Poi Zodiac. Zodiac. Invece del Longines là, quant'è che chiedi? 80 euro. 80 euro il Longines? Quale? Quello. Quello manuale? Sì, quello che c'è lì. Ah no, no, ci sono due, uno al quarto. Allora adesso ti dico quale. Bello lo Zodiac. Sì. Complimenti. Poi abbiamo un Lockman. Ringeps. Citizen con le sue scatole. Titania. Questi qua invece? 100. 100. E 80. E 80 invece. Poi il Braille 750 automatico. Che belli. Abbiamo sempre le scatole della Seiko. Sempre. Ritroviamo questo. Winchester. E poi Bugatti. E un altro Winchester. Mandano il caffè. E qua c'è l'altro. No, anche lui. Movimento 30L, l'Longines che gli chiedevo prima era questo. 30L, 200 euro. Direi buono. E se volete fare un bel regalo alle vostre mogli, un fantastico Bon Mercier. Guardate che bello. Proprio carino, sì, particolare. Prezzo Mustafa, dai. 2,50. 2,50. Ma è il quarzo automatico? Al quarzo. Poi abbiamo anche questo Rohmer qua. 100 euro. Automatico. Automatico. E guardate anche questo. Automatico. Automatico anche qua. Prezzo? 80 euro. 80 euro. Guardate che bella cassa. Particolare, ma che forma della molto cassa. Molto particolare. Davvero. Ah, anche questo non ho visto. Vedi? Ah, Mirko, vedi o non vedi? Cercato. Bel russo. E guarda anche questo che particolare. Eh sì. Bene. Mustafa lo trovate sempre qua, se no lo contattate. I contatti sono in descrizione. E siamo qui da Cosimo, che vi ricordo che lo trovate tutte le domeniche qua a Ruzzano, tutti i sabati Garbagnate, e dopo ci darà anche il contatto telefonico. Quindi non riesco, guardalo mio. Lavoro straordinario. No. Non riesce ad aprirlo? Bulova. Bel crono Minerva, bel crono russo. E allora è chiuso ancora da Hamilton Vertimatica al quarzo. Voglio vedere che lo rompo. Dalla fabbrica ancora è chiuso. Wow, ma fatica a prenderli. Ma questo cosa hai fatto poi? L'hai buttato là? Perseo. Renato. Longines. Alla fine della presa. Seiko Quartz. Non è ancora preso. Non è ancora preso. Ma se non va. Cioè, io lo dico per te. Vediamo. La metto in morso. Cosa troviamo? Olympic. Hai perso il tempo, ti vai pagare adesso da lui. Tribe. Allora. Madonna. Ottimo. Così. Hammer. Mi sa di sì.
Stavo dicendo, finalmente è andato via Giovanni. Madonna. Giovanni, mamma mia. Che cazzo hai bevuto? Va bene così, lo sai? Sì. Grazie. Ti prendo in giro, signora. Certo. Il numero è qua. Lo so. Stai bene comunque. Questi sono i contatti di Cosimo che dopo troverete anche in descrizione. Sì. Andiamo avanti. Mi chiama Malika Yan. Stai? Malika Yan ti assomigli. Così. Sì, grazie. Complimenti. Ah, via. Vabbè. Dico adesso come stai? Bene, stai bene. Bene, bene. Non si vede anche. Poi di qua troviamo Cristina. Prima c'era venuto un altro Timex. Cliente nostro che viene e la compagna che lei ha Perseo. Diciamo, problemi. E oggi non è venuta perché non stava bene, ma solitamente viene. Citizen. Ciao Gio! Seiko, Lorenz. Che vuoi fare? Ma scusa, come? Seiko Quartz. Qualcosa, no? Citizen. Altro Seiko. Perché so che ti piace. Poi no, no. Ma guarda che io Citizen. Ho 12 anni di produzione e qualche orologino qua da donna. Qualche sveglietta. Scatole Tissot, Citizen, Longin, qualche penna. Swatch. Ti allungo la vita così. Ascolta, ti allungo la vita così. E poi troviamo sempre tanti cinturini. Piano piano cogliamo dove? Noi siamo tutti, sta arrivando l'acqua, vino! Non bere, dai! Anche questi qua in gomma, comodissimi. Ed eccoci qua dal nostro amico Luca Valli. Ciao Luca, a Cusago. Allora, vi ricordo prima i contatti che dopo troverete esatto. Anche in descrizione. E guardiamo i suoi orologi. È un piacere anche per anche noi. Anche col maltempo noi ci siamo. Sì, guarda, siamo... Sì, perché ragazzi, capite, questa cioè, è la situazione come siamo, per fortuna che siamo riparati. Una volta perché fa caldo, una volta perché fa freddo. Adesso perché piove, la gente non viene, ma poi si lamenta che non guadagna. Zenith, giusto? Zenith anni 60, in oro, un bellissimo Tavan fine anni 40, antefettuccia. Un Sigma carica martello acciaio oro, un Zenith piccolo anni 50 che se lo vedo va tutto in beneficenza per i ragazzi in carrozzina. Bellissima azione, oh che questo Omega! No, Omega moneta fine anni 50. Ma che poi è bello, un po' sì. Stile militare. Sì, al movimento. Sì, è militareggiante. Al movimento, il movimento è un 26.5, erano momenti che arrivavano dalle cipolle, sob. Bello veramente. 900, credo che ce lo sconto. Quindi 900 euro la richiesta, dopo 700, se 700. Vi interessa lo contattate, magari qualcosa. Questo è un Batswar con dentro il calibro Guatacolonna Baju 92. Fantastico. Poi andiamo di qua. Vabbè, questo è un quarto per le donne. Questo invece... Ma perché è sempre un quarzo per le donne? Perché le donne preferiscono, non devono star lì a metterla a posto, non vogliono caricare, non vogliono fare. Noi siamo. Guarda me. Ma che bello. Pamela, quando ti ho conosciuto non mettevi a posto l'orologio. Vabbè, ma questo è un Fender anni 60, un Crosby, un LG anni 40, ah, ma no, ma che poi, cioè, io vorrei far notare come è fatta la cassa, sì. Perché la cassa è una cosa fantastica. Ma mai più nessuno lavora così, era per il mercato americano, 10 carati, purtroppo io ne avevo una ventina, ma adesso sono arrivato in America con lo sdoganamento, arriva così, costano 300-400 euro, certo. Io le vendo a 300 euro. L'uno. Quindi alla fine questo è il jean che non è mai vissuto, ma anche bello anche questo qua, guarda con questa lavorazione qua laterale. Sì, era, questi erano gli orologi da uomo, non era da donna, perché le donne avevano qua, per esempio, le monachine anche questo. Che guarda. Bello, ma che quadrante, questo è un sì, il quadrante è virato, sì, no. Però so no, no, è, virato. Salmone, è salmone così. È salmone un po' virato però a parte che c'è un po' di luce. Prova che anzi. No, no, ha ragione, è salmone. Questo è un Elbrus anni 40. Con un quadrante qui salmone. Qui c'è un Manta, Braille Manta, la donna. Bello. Seiko 5. Seiko 5, caramato. Questo è un Sigma, mi sembra. Sì.
Poi un altro bellissimo moneta. L'anco, Nevada. Nevada, un automatico. No, Oriente è questo. Oriente. Questo è sempre la donna. Cassa Scalino. Ah, che bello. Mondis. Bello particolare questo. Vabbè, un Casio. Vabbè, anche Casio. Hammer. Non disegniamo nessuno. Un carica manuale, un Vetta degli alto anni fine anni 60 con gli indici rilievo. Libro Saint Laurent, la donna, acciaio e oro. Acciaio. Poi dopo due del guardate che Longin automatici antisso. Ha fatto anche modello da uomo questo, però no. Che bello, con quadrante stupendo. Un quadrante veramente allucinante. Quadrante le vedi tutti rovinati perché si prendono umidità. Vabbè, tu li conservi invece benissimo l'orologio. Poi l'altro Casio e un Perseo. Perseo, ma non ha movimento Perseo, movimento Unitas. Molto cosa da battaglia. Certo. Poi vabbè, passiamo orologini per le vostre per donne. Donne, accorrete. Donne, accorrete. Le ragazzine, come vi chiedo. Sì. Questo qua indiano, che però è troppo simpatico. Troppo carino. La roulette. Abbiamo poi un bel 12, che bello, aspetta perché il bianco, anche se piove, la luce è un tizio di 12 col veliero dietro. Questo è un Certina DS2, questo un bel è un review automatico, un Mondi stupendo, ma anche quadrante verde, quello lì, sì, 200 metri, questo è un Eternamatic, non c'è l'altra volta, che è pezzo elettrico. Come l'acquito. Questo mi piace di brutto perché c'ha la sfera rossa, io rosso arancione impazzisco. E questo qua ti posso chiedere quanto lo vendi? Per curiosità. 600. 600 euro perché, ragazzi. Guardate che è originale. Eh sì, con tutti i puntini. No, no, fantastico. Sì, magazzino, questo qua, che roba. Cioè, praticamente il cinturino non era stato mai indossato. No, però l'ho messo io. L'ho messo tutto questo qua. Sì, l'ho messo io perché rispecchiamo un po' il grigio delle cose. Bellissimo. Però è raro perché non si trova dalle Eternamati. No, no. Poi. Questo Mondial automatico. Orbitro. Luca, te hai sempre dei bei pezzi, ma anche perché te sei un collezionista. Guardate questo Zenith fine anni 60, guardate le ansie. Monta un calibro raro, il 25-22. Guardate che ansia. No, particolarissimo. Ah, molto bello quello. E poi qua abbiamo un bellissimo Louis Saint Genève. Ultra piatto. Automatico fino ai primi anni 70, corona originale. Cioè, guardate lo spessore. Micro rotore automatico. Sì. Cioè, guardate lo spessore. E guardate le condizioni. E poi condizioni più che perfette. Che bei pezzi, Luca. Veramente. Poi un bel Certina rosso. Rosso che di solito è sempre blu, rosso è difficile. No, lo so. Rosso penso averlo visto due volte. Un cinturino originale che è solo quello, costa 250 euro. E te invece tutto l'orologio lo vendi a? 500. Quindi. Ma poi dopo. Ma sì, dopo. Se allora, uno è interessato. Il particolare al quarzo. È Longin Rudolph. Rudolph era un disegnatore che ha lavorato anche per Giragente, robe varie. E per qualche anno ha collaborato con Longin e ha fatto una serie di orologi. Ah. In particolare, questa non è la lanciata di secondi, è così, è una, Una fissa linea. È una fissa linea così. È particolare perché aveva fatto una linea di suoi orologi al quarzo, però acciaio placcato oro. È particolare. Rudolph. Molto particolare. Poi questo un bel Longin. Longin calibro 302, che è lo stesso movimento del 30L, soltanto che ha la vite micrometrica per regolare l'avanzamento dell'orologio, per controllare l'orologio. Il tempo, la ricetta è più precisa, sì, c'ha la vite, anziché il movimento è come il 30L, è uguale. Anziché avere la racchetta, ha la vite micrometrica. Ha la vite, che meno risulta più precisa. Sì, che porta a mettere a posto.
E poi ritroviamo un fantastico Mondial, bellissimo, questo qua è 36.000 alternanze. Mamma mia, 36.000 alternanze, sì. Viaggia. È il massimo. Perché è bicolore, blu, raro, fino agli 60. Poi abbiamo due Eternamatic, uno è l'UFO, Eternamatic UFO, con fotonalità automatico, col puntino rosso sui secondi, adesso lo faccio andare perché sono tutti fermi, appena caricato è partito. Ah, c'è il puntino rosso, sì, sulla sfera dei secondi. Cioè e mi hanno detto, io ho conosciuto quello che faceva i quadranti, il testimone anziano, detto che questi quadranti li faceva dagli anni 50 e degli anni 60, l'hanno messo in figura più piccola. E questo. Stiamo questo volando qua, via, non volevo dire. Sì, infatti volano anche i cartellini. Con, mamma mia. Bello con la sua. Che non è mai stato toccato, che tanti lo tolgono. Quindi. Purtroppo sì. Questo, guarda, c'è capitato tutto. Anche domenica Como, un Lugin che gli avevano tolto, gli avevano tolto la monetina. Sì. No, era un flagship. Stato... Ah, flagship, sì. Che il flagship quel... io ce l'ho, hanno il veliero in oro. Sì, aveva il veliero e si sono venduti il veliero. Questo è particolarissimo. Questo è un pezzo rarissimo perché è un Deville fine anni 60. Perché è particolare è 11, perché ha gli indici in rilievo. Sì, infatti si vede. Quadrante regime così. Che bello. Numeri arabi in rilievo, rarissimo, profondo. Mamma questo quadrante mia. Qua è introvabile. Solo il quadrante. Ma infatti guarda, simbolo, ti dico. Con il simbolo dell'Omega sul vetro, perciò cioè originale. Vetro originale. In condizioni. È un fondo di magazzino. Mamma era mia, della davvero, mia collezione. Guarda, no. Nuovo. Ogni tanto vado al cavo prendo. Ogni tanto. Poi vedo anche quello che c'è al posto che facciamo vedere dopo. No, questo è un Omega Constellation. La donna al quarzo, però degli anni 80, ancora con quelle che piacciono a me, con le stanghette rotonde non bombate, che è l'ultima linea che mi piace. Bello, Luca. Però è 600. 600? Sì, 500. Poi qui abbiamo uno Zenith, che è lo stesso movimento di quest'altro, mostra il calibro 40T, che è il carro armato come se fosse 30R, parlare il 30R per la Zenith, per il Longines. Anche questo, come se fosse il fondo di magazzino, 350. Cioè oggi li regali. Via. Oggi li regali. Questo è un bellissimo Zenith Respirator. 28.800 alternanze, raro perché è bitonale, non è il classico bianco. Eh sì, è un po' come il Dynamic, dai. E poi che condizione? La vecchia con la stella automatica. E poi che condizione? Sì, penso va sul 900. E poi ritroviamo questo. Un Saint Rochat, ghiera in argento. È andato via, qui c'era sempre il marchio così, ma va via col sudore, la si consuma. E che cosa monta? No, non è un 7750 questo, perché c'ha la complicazione, no, giorno e data. Più da me, comunque viene 800, può fare 600. 600 euro. Veramente poi, bello. E questo, poi l'Invicta di una volta, quando lavorava. Orologi belli. Cioè guardate, super complesso. Sub in vita, quando in vita rete col pesciolino, questo viene 1.500, poi possiamo fare 1.300, cioè fatto incassare veramente pezzi fantastici. Poi, e adesso qua abbiamo, ah, c'è altre sorprese. Duffworld, bellissimo crono meraviglioso, monta il Vajou 92, ruota e colonna, viene 2-2. Ghiera originale, perché si trovano ma con le ghiere consumate che non si legge. Questo è anche il quadrante, è bellissimo. No, è fantastico, Luca, davvero pezzettone. Quello originale, questo è un bel pezzo. Con il movimento non usava la Rolex, hai detto, no? Con il movimento costa 1.500. E te invece al polso noto che hai un bellissimo Zenith del Quai. Zenith Defi, fine anni 60, la cassaforte del tempo. Ghiera decagonale,
cinturino originale zero, bracciale originale, perché usavano anche questo bracciale, che è raro e non si trova. Fantastico, Luca. Questo in vendita o collezione? 2, 3, 2, 4. Ok. Perché, no, perché sono saliti da matti. Ma poi Luca, se ho un visto... orologio fa parte della tua collezione, se lo devi vendere è giusto che te lo paghi. No, ma ho visto quelli con tanti marroni così, anche a 4.000 euro. Stanno salendo un casino. No, salgono tutti gli orologi in questo momento. Ma questo è, guarda che come condizioni è. No, no, è fantastico. Quella cosa. Fantastico. Quindi una Graffi, la corona originale, che rispecchia la stella d'epoca, negli anni 60. Uno spettacolo. Tenuto... No, ma poi è un modello che in questo momento sta andando tantissimo, sta ne, salendo... vedi, ne vedi tanti marroni, ma poi bianchi così. Anche difficile, tanti marroni, ma bianchi per quello che è più grande. E anche il cinturino. Ebbene. I contatti vi li abbiamo mostrati, li ritrovate in descrizione e grazie Luca. È un piacere come sempre. Vito lo trovate sempre a Cusago la seconda domenica del mese. E delle volte su Naviglio. E delle volte su Naviglio. Appoggiato un'altra persona per questo. Se no, avete i contatti. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. E siamo qui dal signor Giuseppe, che questi sono i contatti che dopo troverete anche in descrizione. E lui è un restauratore antiquariato e modernariato. Ma guardate che robe. E adesso ci facciamo dire anche qualche prezzo, perché noi sappiamo che il signore ha dei prezzi ottimi. Guardate. Guardate questo tavolino. Allora, sedia. Poltroncina pozzetto. E guardate il tavolo. Anni 20 le poltroncine, quindi sono completamente restaurate, anche la parte della stoffa, tutto ripreso. Con la scacchiera in mezzo. Per le carte, questa qua è veramente una chicca. Ad avere spazio in casa è una cosa... 80x80 e questo tavolino al modico prezzo di... Posso... vedo che mi c'era via questo... 700 euro. Quindi... È regalato. Noce e diverse essenze. Anche perché mi diceva che un valore commerciale di 1000 passa. Quindi 1400 euro il valore commerciale, ma guardate com'è ristrutturato, è perfetto. Poi troviamo tanti specchi. Liberty. In foglia oro. In foglia oro. E in foglia d'argento. Foglia d'argento. Alcuni e anche questi qua li fa sempre lei, vero? Sì, tutto quello che concerne. Questa è una poltroncina degli anni 30. Queste poltroncine qua quanto vengono? Questa qua viene 2,80. 280 euro. Buono. No, i prezzi miei. Pensateci, perché veramente, cioè, se avete un posto in casa, non come noi che non ce l'abbiamo più ormai. Ormai non c'è più spazio neanche per le svegliette. La parte delle cose che... Certo, oggi ho portato poi qualcosa. Ho una... Questa è una sedia... francese in foglia d'oro. Che roba. Che bella. Fine 800, utente. E ad avere spazio in casa, mettere una chicchetta così è veramente bella. Ma anche questa qua tutta completamente in oro. Questa qua è una Chiavari. È una sedia Chiavari autentica, sempre in foglia d'oro. Ma Chiavari? Perché deriva dal paese Chiavari. Le chiamano sedie Chiavari in foglia d'oro. Bene, bello. Adesso riprendiamo altri due specchi e un quadro. Sì, il colonna è una stampa francese. Adesso arriviamo, Le biche e le mer, sarebbero le lesbiche al mare. Ah, ok. Però vabbè, è giusto, ci sta, è una cosa... Una cosa che ci sta, è perfettamente nel mondo in cui siamo, è perfettamente questo qui, integrata. Negli anni 50. Un altro specchio. Anni 50. È degli anni 20, è una oleografia. Quindi è una stampa, olio. Stampa su tela, una oleografia. Bella, bella veramente. Tipo questa Madonnina qua quanto viene? Questa qua è 180. 180. Okay.
complimenti. Diciamo i prezzi dello specchio, per esempio, questo specchio qua, in, specchio in foglia d'argento, sarà giusto? 250 euro. Ottimo, direi. Questo qua è 270. 270 più grande. Questo qua è Liberty in foglio d'oro, questa qua chiedo. No, no, sì, sì, mi ricordo. 300. Poi certo. Sì. Qualcosina poi alla... Poi si può fare qualcosa di sconto. Però quindi, ci sono anche piccolini, ci sono anche più piccoli. Sì. Quindi i contatti li avete in descrizione, se vi interessa qualcosa, contattate il signore. Vedi che ci sono anche più piccolini, quindi se uno spazio ristretto. Niente, ci niente, siamo a posto così. E siamo contenti così. E siamo qui dal signor Alberto. Siamo a Cusago, non siamo più a Rozzano. No, ho visto prima. Siete andati a Rozzano? Sì. Guarda che c'ha il biglietto da visita, Sì. Ecco i contatti, che dopo troverete anche in descrizione, quindi se vi interessa qualcosa potete contattarlo. C'è tutte cose interessanti, tutte cose carine. Qualche orologino. Le monachine, la... Ma che carine. Le ho riprese prima, Pamela, le monachine. Le viste. Questo qua è quello per il richiamo per i cani? No, no, quello è... quello del, per la marina, il nostromo, quando sale l'ufficiale sulla nave. No, che bella cosa, questa cosa qui. Cos'è che c'è scritto? Made in? Made in Germany. Made in Germany. E che costo può avere una, un oggetto del genere? No, quello non ho... Io sono un ex marinaio. Ah, ok. Lo tengo. Ah, lo tiene. Lo tiene così. No. Cioè, ex marinaio, ho fatto la marina. Ho fatto tre anni in marina. Marina militare. Va bene. Un po' di coltellini, passiamo di là che ha delle bellissime svegliette. E ve le facciamo vedere. Un accendigas. Fatta a pistola. Sì. Di che anni è? Ma questo qua dovrebbe essere ancora anni 60. Ah sì? Bello! Sacco di cavatappi, ma anche che bello questo. Sì, tutte cose carine queste qua. Allora, clessidre. Clessidre. Troviamo. Ma che bella questa qua. Fantastica. Unico problema che è il quarzo. Anche il suo barometro va. C'è tutto. E poi qua troviamo. Jungens Axtrolux, una fantastica Svizzera 8 giorni, Europa, altra Europa, e poi altra oggettistica, Mercedes. Ma che bello specchio! Sì. Quello è quello che ingrandisce, ti serve a te per truccarti. Sì, ingrandisce di brutto. Madonna, ingrandisce di brutto quello specchio qua. Ah, che carino questo portapastiglie. Un po' di cipolla. Sì, sì. Sì. Stile orologio da tasca, però bello. Un portapastiglie. Molto carino. E con la pioggia torrenziale vi salutiamo. Vi salutiamo. L'acquisto di oggi è stata questa Svizzera. 10 euro, vabbè, è un po' da sistemare, però 10 euro era un buon affare. Bellissima. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se volete rimanere aggiornati spuntate la campanellina. Alla ciao prossima. A tutti, alla prossima.